Parliamo del nostro bel paese, l'Italia, e soprattutto leghiamo il discorso bel paese con quello di turismo e poi ci affianchiamo vicino. In realtà un altro concetto che non mi svelo subito, perché qui al mio fianco c'è Bianca Trusiani, buonasera. Buonasera a tutti. Dovete sapere che Bianca è un agente di viaggio. Perfettamente, sono un agente di viaggio, orgogliosa di esserlo. Esatto, sei stata la prima persona in Italia ad essere esperto, più che altro, diciamo meglio, a parlare di destination wedding. Sì. Ed ecco qui l'altro concetto chiave che dovevamo dire. Okay, cioè, sì, sono stata la prima persona in Italia a mettere insieme proprio due forme economiche, esatto, che sono quella del wedding e quella del travel, per creare delle opportunità di lavoro sia sulla filiera corta sia sulla filiera lunga. Questo che significa che ogni territorio può diventare una destination wedding, avere le opportunità. Noi ad oggi parliamo soltanto dei grandi matrimoni, quelli diciamo degli indiani, no? Che sono i matrimoni da 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di euro. Invece ci sono moltissime opportunità per anche territori più piccoli, anche paesi intorno a Roma, per dire, piuttosto, sì, che Ischia oppure Ascano. Abbiamo fatto delle operazioni a livello nazionale. Quindi operazioni per gli stranieri che decidono di sposarsi qui. Sì, assolutamente. Questo più che altro è per l'imprenditoria locale, affinché si prepari il prodotto da poter vendere poi sia sulla filiera del B2B sia su quella del B2C, quindi sia sul cliente finale direttamente attraverso alcune operazioni di marketing che non sto qui a dire perché non è il mio concept, ma soprattutto su quella che è quella dell'industria del turismo, quindi fare entrare l'Italia nell'industria del turismo. Benissimo, sappiamo, lo diciamo spesso, che l'Italia praticamente potrebbe vivere soltanto di turismo, se si volesse. L'Italia può vivere di turismo, sicuramente potrebbe vivere di turismo. Abbiamo un punto di debolezza che ormai è emerso negli ultimi anni, che è quello della non sappiamo più accogliere i turisti. Sembra una cosa strana, ma soltanto il mandorino, la pizza e la mozzarella non basta per accogliere il turismo. Ci vuole un'altissima specializzazione e noi siamo partiti proprio dalla filiera, quella più corta, dagli artigiani fino ad arrivare logicamente agli alberghi, all'accoglienza aeroportuale dedicata e logicamente al destination wedding, che è la cosa più bella, quella del matrimonio in Italia. Per esempio, ricordiamo, tu prima hai citato i dintorni di Roma, la provincia, sì, se non sbaglio il matrimonio di Tom Cruise a Bracciano, era lui? Il matrimonio Brad di Bon Pitt. Tom Cruise. Tom Cruise a Bracciano ha portato un grandissimo focus su quella destinazione, tanto che c'è una grande richiesta. Ma noi abbiamo fatto delle operazioni anche su Scanno, ad esempio in Abruzzo, che è molto più piccola, molto più difficile, con delle strutture ricettive molto più piccole, più piccoline, più semplici, e che vanno bene per gli italiani di ritorno, sì, tanto che noi quest'anno abbiamo fatto una presentazione di una serie di roadshow che sono terminati il 17 di maggio. Abbiamo fatto la presentazione in Enit, siamo andati direttamente sui territori e abbiamo detto come ci si deve comportare per organizzare appunto lo stesso, per poter entrare nell'industria del turismo, quindi far diventare l'Italia una sorta di Las Vegas. Ma la domanda è altissima. E speriamo di non fare come nel film Una notte da leoni, a proposito di Las Vegas. Speriamo di no. Senti, ricordiamo anche a chi ci ascolta che tra l'altro tu sei consulente alla fiera di Bologna proprio per quanto riguarda il destination wedding, la prima fiera dedicata a questo. Sì, è il Bay Wedding in Italy, è una fiera che si terrà in ottobre, è già la terza edizione, sono 2 anni che noi lavoriamo insieme ad un grande gruppo di lavoro, insieme a me. Io sono il coordinatore della parte tecnica scientifica, abbiamo il grande Angelo Garini, abbiamo Gianluca Tedesco, abbiamo Suita Carrano che è la presidente dell'Associazione Internazionale del Wedding Planner, abbiamo Cinzia Renzi, ex presidente di Avet, diciamo un bel gruppo composto che coordino. Senti, qual è la storia, il percorso che hai fatto che ti ha portato a svolgere questo lavoro? Il percorso è un percorso molto bello, vengo da una famiglia che mi ha permesso di viaggiare fino da bambina, io a 10 anni avevo già visto il Sudafrica più
piuttosto che gli Stati Uniti d'America, e quindi a circa 25 anni ho deciso di fare l'agente di viaggio, iniziando dalla gavetta, perché il segreto per fare le cose è saperle fare, quindi partire assolutamente dal basso. Per tanti anni ho fatto soltanto l'agente di viaggio occupandomi di outgoing, e poi mi sono appassionata all'incoming e a questa opportunità che, insieme al turismo enogastronomico, al turismo termale o quello industriale, sono delle cose di cui io mi occupo giornalmente. Non a caso termale, tu vieni da Tivoli Terme. Da Tivoli Terme, certo. Ecco, a proposito della provincia di Roma, possiamo ricordare Tivoli, che sì, Tivoli è una bellissima città, una città che sta dando molto. Adesso dico una cosa molto forte: spesso cultura e turismo vanno a braccetto, ma devono avere dei percorsi un po' diversi, perché logicamente il cliente, che è il turista, ha bisogno di alcune cose che sono diverse da quelle proprie della cultura. A proposito di questo, abbiamo fatto delle azioni importanti l'altro ieri al teatro, allo stadio di Domiziano, che è un sito archeologico. Abbiamo fatto una manifestazione, e qualche mese fa addirittura dentro la Reggia di Caserta, quindi stiamo aprendo i musei proprio ad un altro mercato, non solo quello del destination wedding, ma avere anche altre opportunità per poter sopravvivere anche da un punto di vista economico, e infatti, per farle fruire a tutti. Infatti, beh, Tivoli, Villa d'Este, Villa Adriana, Vega Coriana, insomma, Tivoli c'è moltissimo, sì. Ne ha tante. Benissimo, senti, a questo punto, per contattarti, saperne di più, come fare? Allora, potete o scriverci sul nostro sito www.weddingandtravel.it oppure www.italydestinationwedding.it o semplicemente Bianca Trusiani. Io sono un po' sono molto social, l'avevo intuito. E beh, devi esserlo per forza, poi per lavorare comunque nel campo del turismo, sì, insomma, con i territori, le poi aziende, lavoro le con persone. Molti ragazzi, lavoro moltissimo, mi occupo di, insegno nei master da tantissimi anni. Adesso abbiamo un master che inizia tra pochi giorni con la SESEP, quindi parlo di turismo spesso con i giovani, amo molto lavorare con i giovani. Benissimo, Bianca, grazie, è stato un piacere. Grazie a voi. E allora vi ricordo, Bianca Trusiani, andate a cercarla su Facebook Wedding and Travel, troverete anche il sito. Grazie davvero. Grazie.